Wahekuj, ben ritrovati dal vostro Andrea Incramantuni in questo nuovo episodio di Nazma 11 Ghost Strikers 2013. Io ancora non ho reclutato Frodi, non so se me l'avete detto, perché mi sto portando avanti con i video e sto registrando questo video subito dopo aver finito di registrare l'altro. Quindi nel caso mi abbiate detto sì, reclutalo, allora lo vedrete nella partita contro le ragazze. Ma oggi c'è invece la partita contro i maschietti dell'Inazuma Japan. Però perché mi ti presenti tu e non Mark? Qual è il problema, ragazzi? Oggi iniziamo però la partita subito con Vento Galliano qui. E andiamo allora. Così si prende un bel po' di punti, ragazzino. Fuori tempo ero. Ben ritrovati, amici sportivi di YouTube! La sfida tra Inazuma Japan e Tigers si fa più accesa che mai, anche se è appena iniziata, quindi non può farsi più accesa di quanto non possa essere un inizio di partita. Non l'ho preso per niente lui. Wow, Riccardo, chi ti combina, Riccardo? In rovesciata! E che fa? E che fa? Oh! Addirittura! Gladius Arc! Colpo delle sette spade, mi sembra si chiami. E infatti no, non ce la faccio. Infatti no. Sentilo com'è contento. Lo sarà ancora per poco. Prova a farà questo, prova a farà. Tutto mi consumo per farti gol, tutto. Farà questo, Mark. Ma dove, Marco? E questo è solo il primo. Ne sta per arrivare un altro, ragazzi miei. Voi non lo sapete. Eccolo, va, mentre la palla è sopra la mia testa. Così è come se veramente cadesse dal cielo. Vedi, non è solo forza bruta, è anche un bel, come dire, armonia. È coreografata la cosa, ecco, non è proprio a caso. Il secondo è arrivato subito, l'ho detto io. Per il terzo, mo ci regoliamo, No, non era sbagliato con l'altro personaggio. Ho sbagliato con l'altro personaggio. No, Bakunet Screw, no! E quando la farò mai questa? Cioè, oddio, con la mano suprema dovrei farcela. Yeah! Tutto sorridente, tranquillo. Eccoli! Davanti alla faccia proprio! Qui glielo stampo! Qua glielo stampo! Dai! Evolution! E poi... Martello del Colosso tradotta nel gioco. Da Colosso a Ikari se ne passa di termini, eh. Oddio, dovrei essere in grado di pararlo? Con mano del Colosso? Dovrei farcela tranquillamente, no? Beh, vorrei vedere. Oh,
Ottimo. Ehi, tu compare, vai, doppelganger. vabbè. Oh mio Dio, era carico, è ancora carico. Galliano, perché non sei carico? Però bravo. Non è carico, ma bravo. No, è ancora un po'... è ancora scarico. Lasciamolo tranquillo per un attimo. Ah, però loro hanno Stoutberg, che a me interessa. Mamma mia. Bene, vai, con scudo barbarico. Barbari annotate. No, no, no. Ora. Sì. Grande. Calcolato preciso. Quanto sono bravo. E non è che faccio calcoli complicati, eh. Per calcolare quanto tempo ci metteranno. Ah, no! Lo sapevo che lo faceva. L'ho lasciato proprio quando mi ha colpito. Mannaggia, volevo proprio avvicinarmi il più possibile. Non è carico ancora. Oh mio Dio. Oh mio Dio, mio Dio, mio Dio, mio Dio. La paro questa con mano del colosso? Non paro, non paro. Ci vuole mano suprema allora qui. Ikimasio! Tamashita! Ando! Lei è come l'abitante di Animal Crossing, è tranquillo. Però se si arrabbia... pure voi, Che cerchi? Cosa cerchi? Cosa cercava? Eccolo qua, vai. Quarto gol in arrivo. Maestro! Tutta per te, Mark. Tutta per te. Shiai Sakai Des, dai. Mamma mia, in tre. Non so come ha fatto a sopravvivere. Ho usato un paio di strumenti, uno per aumentare la barra di tensione più velocemente e uno per aumentare la barra dell'inazuma, quella blu che si carica lì sotto, vicino al personaggio, più velocemente di Peabody. Così almeno si carica più velocemente e non consuma le tecniche. E mannaggia la morte. No, dai ragazzi, no, no, non è possibile però. Non era proprio vicino a me, non era. Mo te lo becchi pure tu allora. Dai però. Va bene così, va bene così. Va bene così, non mi importa di fare l'armatura. E invece no, Mark, niente Ijigen. Niente Ijigen. Kono teru ka. Kono teru ka. Inazuma Japan no kickoff de shiai saikai desu. Vabbè. Ah, questo!
figata questo. Per sicurezza. Alcune tecniche non so quanto possono essere devastanti, quindi... sì, mo ti aspetti che ti faccio passare, no? No, ma porca tozza. Ah, perché è carico, ok, quindi non dovrebbe consumare nulla. E infatti non consuma nulla quando è carico. Mannaggia a te. No. Yes! Vai! No! Bene. Ora devo ricaricare un attimo Peabody. Perfetto, gli ho dato una barretta per ricaricare un po' di punti, se no anche magari sta carico con la barra, però non lo so. Quindi può succedere che per un momento non ce la mi tirano la tecnica più forte che c'hanno, devo parare con la mano suprema, non ce l'ho. Lì è un po' fastidiosa la cosa, no? Porca miseria. Mi ha fatto prendere un colpo. Ichigo. Porca zozza. Vabbè però. Grande. Ora beccatevi questo. Spara questo, Endo. E stiamo a 7-1, ragazzi, eh. Ne abbiamo fatti 7. Meno male. Fortissimo. Fortissimo. Almeno uno. Ok, siamo ai tempi di recupero.
No! Cosa ho fatto? Il portiere, anche se sta a 3 cm dal giocatore la palla, se sta nell'area lui si butta per prenderla. Oh yeah, baby. Oh yeah, my baby. E si vince contro l'Inazuma Japan. Contro l'Inazuma Japan. E quindi ora potrei reclutare qualcuno. Ma chi? Attenzione, si sono aperte nuove strade. Quindi è il momento di andare ad esplorarle. Tipo questa. Ah, il K! Ok, come funziona questo minigioco? Fa un po' vedere. Questo è interessante, mi sa, sto minigioco. E il K fa il portiere, allora? Ah, ok, brucia. Beh sì, però per quanto tempo? Ah, ecco, dopo... Ho vinto. E poi comunque sia mangiare piccante a me piace. Il K. Beh, è interessante il K, no? Potremmo anche vedere se è buono. Oh, finalmente da te arrivo. Sì, che mi dai? Tension Candy. Non mi parlare. E qui chi c'è? Dark Angel. Aspetta, prima di affrontare Dark Angel bisogna vedere un attimino, eh. Prima di affrontare la Dark Star un attimino dobbiamo prepararci bene. Affrontiamo la squadra delle signorine e poi dopo affrontiamo la Dark Star, ok? Quindi ora andiamo un attimo a vedere se si può reclutare qualcuno di Inazuma Japan. Che Stoutberg mi piace comunque sia. Allora, per il momento l'attacco della squadra rimane Riccardo, Arion e Victor. Tanto poi, andando avanti, arriveranno quelli della seconda Raimon Go e quindi metterò loro in squadra, che saranno anche più forti sicuramente. Dovrò allenarli un pochino per far salire... il loro risveglio, no? Per aumentare il risveglio che sicuramente ci vorrà per fargli avere anche l'attacco più forte. Però fino ad allora continuiamo ad usare questi attaccanti, che poi le loro tecniche combinate sono da paura. Ad ogni modo, per questo video è tutto, Kuj. Io come sempre vi ringrazio per averlo seguito. Domani si affronta la squadra delle ragazze. Ad ogni modo vi ricordo che in descrizione ci sono i link per Twitter e Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi. E noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Bye bye.